Si è rotto il canale, non far manutenzione. Ale, sei tutto frizzato. Auguri! Non si è rotto nulla. Questa, interrompiamo le trasmissioni per un messaggio speciale. È il compleanno di The Show. Ah, ma oggi è il 6 ottobre. Stavo recitando, lo so benissimo che oggi pazzesco. È il nostro compleanno. Cambiamo sfondo, tra proposito. Qualcosa a tema? Schiaffi e pugni. Direi che noi che veniamo picchiati è un ottimo sfondo per festeggiare, ragazzi. Intanto grazie, perché voi il regalo ce lo avete già fatto stando insieme a noi questi 8 anni. Tutti i giorni ce l'ho fatto. Cioè, mamma mia, 8 anni. Siccome siamo un po' paraculi, anche se è il nostro compleanno, vi facciamo nel regalo una sorpresa incredibile. Lo sapete già perché ci avete cliccato. State per vedere il primo episodio di EEN Plus. Ovviamente fino a dove c'è possibile caricarlo qui su YouTube senza che ci eliminino il canale, perché poi sennò i compleanni dopo non ne facciamo più. Facciamo esattamente come Netflix, che ha caricato i primi 15 minuti della prima puntata dell'ultima stagione qui su YouTube. Non lo posso? Per tutti, visibile a tutti. No, visto, siamo meno di Netflix. Sì, però possiamo. Sì, però, esatto, chi se ne frega. Caricheremo i primi 20 minuti di EEN Plus. Così potete vederlo tutti quanti. Mettiamo qualche immagine dietro che scorre, così avete in mente quello che vi aspetta. Chiediamo scusa. Chiedo umilmente scusa a tutti i genitori che stanno guardando questo video, perché ovviamente sono immagini forti, immagini crude. E noi, insieme ai videogiochi di guerra soprattutto, stiamo rovinando un'intera generazione. Scusateci. Scherzi a parte, ragazzi, siamo molto orgogliosi di questo video, di questa produzione che è stata una delle più intense per il nostro canale, per il nostro team, e sicuramente è un video, una tipologia di video che non avete mai visto su YouTube, che non rivedrete mai più su YouTube, quindi vi lasciamo al video. Ah, c'è un'altra, guardatelo fino alla fine, non che ho dubbi che lo guardi perché è talmente bello e prodotto bene, però alla fine c'è un'altra sorpresa. È una chicca, un regalino. Ma i compleanni non funzionano al contrario. Sì, vabbè, però ci stiamo abituando male. Regalino. Buona visione. Ciao. Dopo i primi episodi di EEN, ci avete chiesto a gran voce di fare i cercatori. Se sei qui, significa che sei un abbonato di Show Plus. Non solo sarai accontentato, ma avrai tutto ciò che normalmente non sarebbe permesso su YouTube. State per assistere alla partita di nascondino più plus di tutti i tempi. Ancora più epico. Ancora più estremo. Ancora più elettrico. Decisamente più pericoloso. The Show Plus presenta EEN Plus. Cazzo, abbiamo prelevato i fuggitivi, quindi abbiamo organizzato il loro trasferimento. La destinazione? Una villa disabitata in stato di abbandono da 10 anni, nel cuore di un bosco, in una località isolata e super segreta. L'area di gioco comprende gli 800 metri quadri dell'edificio, distribuiti su 2 piani di corridoi intricati e immense vetrate, un labirinto di claustrofobici sotterranei e un giardino circondato dal bosco per 3 lati. Io e Alessandro saremo i cercatori. Così abbiamo rivisto qualche dettaglio delle regole. Ma me ne sta andando troppe. Non vale così, ma porca, io potevo darne massimo 4, loro ne hanno già date 8. Ogni fuggitivo avrà una cavigliera elettrica controllata dai cercatori senza limiti di utilizzo. Al cercatore non basterà scoprire un fuggitivo nel suo nascondiglio. Una volta scoperto, quest'ultimo potrà decidere di scappare. Il cercatore dovrà catturarlo fisicamente e ammanettarlo. I fuggitivi ammanettati saranno portati al bunker, situato in prossimità della piscina, dove verranno reclusi fino alla fine del gioco. Io e Alessandro ci alterneremo nella missione. Ogni volta che uno di noi porterà un prigioniero al bunker, l'altro inizierà la caccia del prossimo fuggitivo. Quando rimarranno 2 fuggitivi nascosti, noi cercatori avremo a disposizione lui. Un taser. Vai. Porco duro. Io questo sto benissimo, cos'è? Raga, veramente, vi prego. No. Non mi sono mai mosso. Con questo. No, non è nulla. Tieni. Ha dentro dei dardi attaccati a 2 cavi elettrici, li spara e ti si attaccano alla schiena e ti danno la scossa. Ma sei scemo? Eccolo su quello. Ma non possiamo usare questa roba. Un piccolo aiutino per convincere i fuggitivi a interrompere la loro fuga o interromperla contro la loro volontà. Quando rimarrà un solo fuggitivo nascosto, le regole cambieranno e avrà inizio la fase finale. Ma di questo ne parleremo più tardi. Giù, sacchi di m***a, giù! È tutto pronto. Il trasferimento dei fuggitivi è stato turbolento, ma è avvenuto con successo. Siamo male, ragazzi. Vai, via. Questo giorno è lungo. Dai, giù adesso. Ok, giù a terra. Dai. Giù, ma detto il ginocchio! Che la caccia abbia inizio. Vale,
Gatto, Jaser, Edo, benvenuti a IIN Plus. Oggi porteremo il gioco del nascondino ad un livello ancora più estremo. Avete 15 minuti per nascondervi. I telefoni che avete in tasca sono connessi con i nostri. Al termine del timer suoneranno, quindi spegneteli perché noi inizieremo a cercarvi. Il timer inizia da... ora. Vai gatto, piglia, piglia. Oh, io lo rompo perché sono una bestia. Ci siete? Scappiamo, no, ciao. Avete già perso un minuto. Mannaggia. Oh madonna, cosa è successo? Devi nasconderci velocemente, abbiamo solo 15 minuti. Vale, ma che nascondiglio figo è! Mio. Boh, ficcati dentro, vai, ciao gatto. Che c'è qua? Gatto. Non si vede niente. Secondo me noi possiamo provare a scendere ancora più giù. Sono uno sgabuzzino. Mamma mia, ragazzi. Tira giù, fai vedere quanto è buio. Io vi lascio, provo ad andare un po' avanti. Qua si apre. Vai, Vale, vai, prova a entrare, com'è lì? È un po' ansioso, sinceramente. Così ti si vedono le gambe, non stare qua sulla porta. Mettiti, ok, così non ti si vede. Dove, ma a quel punto se entrano da qui, io faccio così, bam, e scappo via e vado qua. Esatto, vai, ok, allora tu sei qua. In teoria non dovrebbero vedermi, anche perché su qui è tipo un poster, quindi da fuori sembra che l'unica porta che c'è è questa qui. Madonna, raga, ho i brividi, porca, quella vacca. Cioè, guardate, tiro giù la luce, eh. Che ansia. Raga? Siete voi? Ah, tu sei qua? La prima stanza che ho visto è questa qua. Madonna, fa paura, oh. Quanto manca? 10 minuti. Dai. Cioè, guarda che... ma quello là si sta vedendo, ma che caldo. Tu rimani in questa stanza, eh? Che hai comunque spazio di manovra. Nasconditi, vediamo se ti vedo. Eh? Ma tu non ti eri nascosta? Sì, ma ho paura, sto lì da sola. Allora facciamo così, adesso arrivo io con te. Troppo paura. Devi stare nascostissimo, Edo. Così? Così, esatto. Vieni come di là. No, è troppo brutto, ti giuro. Buona fortuna, raga. Mi ripago del fatto che ti sto costringendo a venire con me. Va bene. Io mi metto davanti, così se loro arrivano, io ho il tempo di scappare e tu, insomma, sei consapevole del fatto che sono io e scappo. Allora, io me ne sto qua davanti. Se loro entrano da destra, scappo da sinistra. E viceversa, tu invece te ne stai qua dietro. Tutto lercio qua. Mannaggia te, mannaggia. Minchi, quanta polvere, guarda. Boh, così non si vede, così proprio non si vede niente. Sarò la tua salvatrice praticamente. Perlomeno vinci però. Io non so come ci si nasconde, è la mia prima esperienza. Quanto manca? Così qui manca 18 secondi. Yeah. 8, 7. E sei già da andare più o meno? Basta. Sono ufficialmente partiti. Ci siamo. Allora, inizio delle cucine. Ti aspetto al bunker col primo prigioniero. Ok, a dopo. Sembra distretto di polizia. Sì, infatti mi sento... fuggitivi, il tempo è finito, stiamo arrivando. Scappate, correte perché noi siamo cattivissimi a questo momento. Poi su di te si vorranno vendicare tutti perché hai cercato, ci hai dato la scossa mille volte. Io ormai sono entrato nel bunker, spero di far male a qualcuno, devo essere sincero. Potete essere cattivi quanto volete, ma a me non mi troverete mai. Spettacoli, buio, stacchetto, sigla. Inizia a andare in cucina perché sono giganti. Qua è pieno di micro nascondini dove la nostra Vale potrebbe nascondersi. Ma scusate, ma ci rendiamo conto che questa cucina è grossa come casa mia? Porca t***a! Gio, ma sei pazzo? Mi hai fatto che c***o addosso? Non me l'aspettavo. Visto che sono vestito così, direi di... è passato nelle scale qua a destra. Ma sta correndo? Sì. Siamo di fronte a un bivio. Piani alti o taverna, cantina, non so cosa ci sia di sotto. Sì, lo sento parlare. Lo sento parlare. Non vedo l'ora. Che perché in questa puntata, ragazzi, io e Alessandro non avremo solamente sadici. Ha appena detto che non avranno i collari. Non è giusto. Ma non vale. Io cercavo e mi son beccato le scosse. Che infame che lui non ce l'ha. Mettiamo al massimo la potenza. Ha detto che sta per dare la scossa. Mannaggia la panica.
Porca boia. Avete sentito? Ho sentito un coretto che proveniva da qui sotto. Non l'ho sentito. Sta venendo di sicuro perché ci ha sentito. Bene, 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 sto arrivando, ragazzi. Fuggitivi. Andiamo un po' qua. Oh, ma qui è la casa con più armadi al mondo. JJ, tu rimani nascosto, Non mi muovo, ok. Secondo me non è in questa stanza perché non vedo la luce. Ma si sente benissimo, cacchio. È impossibile, JJ, che non sia in questa stanza. Senti, sentite, ragazzi. Ah, c'era una stanza, però. Porca c***a. Va che si sono nascosti questi ratti, Però arrivavano da giù gli urli, quindi per forza di cose. Ma è andato magari dove c'è Edo? Oh cavolo. Sarà la pompe. Sta andando? Raga, non ci credo. Raga, qua non c'è niente. Cosa si apre? Boh, qua non c'è nulla. Aspetta, aspetta. Sotto le scale. No, niente. Questo è un posto, cioè io mi nasconderei qua se... Magari non è che qualcuno si è filato là sopra. No. Nada. Gio, ringrazio che tu sia con me perché da solo non sarei mai sceso qui sotto. Fa molto paura. Bravo, Gio. Raga, non potete capire. Ma che? Ma come è possibile? Siamo condivisi. Mi vedete qua, qua intorno. Sì, ma qua è pieno. Cioè, sono solo armadi, uno showroom di armadi. Cos'è? L'IKEA? Siamo all'IKEA. Sento dei passi qua vicino. Sento dei rumori. Io sento. Quella è la mia pancia. Ho fame. La Madonna, questa stanza qua. Ah, vedi la stanza? La stanza è entrato, visto la luce. Ah, ma era una. Sì, raga, era una discoteca sta cosa qua, mi sa. Stai pronta, Vale? Pronta a correre? Vedo i suoi piedi qua fuori. Ma cosa c'è invece? Basta! Per ora è tutto tranquillo, ancora però possono succedere due cose. Vieni qua! Raga, stava per beccare Vale, è scappata. L'ha beccata. Dove è andata? Se ha sentito la voce di Vale urlare, avrà sentito sicuramente anche la mia voce. Devo trovare un altro posto. Sì, ma qui c***o la ritrovo più. È pieno di riserve. Forse sono salva. È andata di qua, sentite i rumori. Sono entrata nell'armadio che sta sul soppalco della stanza in cui ci hanno fatto per l'inizio. È qui sopra, però, giusto perché mi piace veder soffrire la gente. Per sicurezza, potrei anche buttarmi. Ne hanno usate due, ne hanno quattro anche loro, spero, come ne avevo io quattro. Se questi sono degli infami, perché se loro si sono tolti il collare, ne useranno all'infinito di scosse. Che infamata. Non riesco a capire se è qua fuori o no, perché sento male. Che festa, si è messa però in un unico punto dove non poteva scappare, aveva una casa a sua disposizione. Dove sarà Valentina? Vediamo un po'. Anzi, fammi fare una cosa, va? Prima che la furbetta scappa. Così, il topo in trappola. Sarà qui? O forse sarà qui?
Allora, fuggitivo, se ti dichiari colpevole non ti do un'altra scossa, se no mi conviene elettrizzarti ancora un po', perché ho 50 e 50, voglio andare sul sicuro. Niente? Buongiorno, venga signorina, le è piaciuto fare la furbetta? E ora torniamo in carcere. Ho sentito Valentino urlare di nuovo, mi sa che l'ha presa definitivamente. Addio amore. L'ha presa, l'ho sentito, mi sono beccato un'altra scossa, porca di quella, quante scosse danno. Vieni, vieni, aspetta. In realtà sei un po' per illuso. No, no, tu sei diversivo quindi. Noi! Non potevo essere più pesante! Guarda che sono furbi! Si stanno organizzando! Da oggi i topi si organizzano! Hanno sacrificato Valentina! I topi siete voi! Non siamo noi! Stai zitta! Stai zitta! Palla! Si è sacrificata! Ha detto! Io mi sono sacrificata perché non sai cosa sta succedendo! Ti abbiamo riservato una singola! Questo prego. È il bunker! E da dove passerai le prossime ore? Guardate dove guarda la tua sinistra! Andare. Guarda a sinistra! Oh dai! Ma che cos'è questo coso? È un nido di ragni questo, che schifo. Io ho controllato giù nella discoteca e nella sala pompe. Ok, e allora non c'era magari nessuno. Inizio da sopra. A parte la foto che fa molto ridere, raga, hanno beccato Vale, vedete, come immaginavo. Il primo prigioniero è stato portato al bunker. Ragazzi, avete sacrificato l'unica donna del gruppo per salvarvi. Fate schifo e saremo per questo molto più cattivi da ora in poi. Arrivo a prendere il secondo di voi feccia umana, merda. Siete voi che fate schifo, non noi, maledetti. Io tocca per nascondiglio. Qua siamo su Plus. Porca t***a. Ma intanto non l'avevo utilizzato. Lo so, però diamo. Teste di c***a. Gatto. Gatto da Vale. Io adesso scappo. Vado in piano sopra. Io ero sotto con Vale. Oh Gesù, aspetta. Oh yeah. Ragazzi, io sono la persona più pacifica del mondo, ma prendo i giochi molto, molto, molto seriamente. Non so se ve ne siete accorti. Pezzi di merda, sto arrivando! Il primo che metto lo prendo a calci nei denti finché non mi supplica di farlo fuori! Sono stato chiaro? Magari rispondeva qualcuno. Deve essere una lavanderia? Lavanderia, lavanderia. Devo scappare. Un escamotage. Questa è una cabina armadio. Se io sto qua dentro, vedo il riflesso, vedo la porta, quindi vedo quando entra. Io devo fare in modo che lui, anziché andare lì, vada in bagno e scappo. Quindi apriamo la porta. Cacciamo le dita, proviamola. Cassetta degli attrezzi, bagno. Qua sotto non c'è nulla. Niente, niente. Tutto libero! È stato nella stanza praticamente adiacente al mio nascondiglio e non ha nemmeno fiutato della mia presenza. Ah no, c'è il vetro, scherzavo. Cercare è più difficile. Come nuovo. Sono abbastanza sicuro. Devo salire. Qua non sono salito. Se c'è qualcuno può uscire subito e risparmiarsi la fatica di una scossa. Sono comunque piuttosto ragionevole. Bastardo! Scossa, scossa! Pezzo di merda! Dove è andato? In giardino chi lo trova più? Va bene, mandiamo un audio. Non so più cosa fare, non l'ho seminato. Se pensate che vi abbiamo portato in questa villa per farci prendere per il c***o, capito proprio male. Voi siete degli scarafaggi, avete due modi di uscire. Uscire e farvi schiacciare la testa, oppure prendere la scossa, uscire e farvi schiacciare la testa. A voi la scelta, ora arrivo e lancio scosse a tutto spiano. Non può dare scossa tutto spiano. Già mentre correvo mi ha dato la scossa e lui non se l'è beccata. Io l'ho sentita e come se l'ho sentita. Ottima scelta quella di mettere le nuove regole in cui possiamo usare scosse infinite e noi non abbiamo nessun collare. La cosa brutta, raga, io non so niente, capito? Dove sono i ragazzi? Non so chi è stato preso. Ogni suono mi sembra qualcosa di strano, qualcuno che passa. E non so che c***o
cosa succede? Volevo giocare pulito, amici. Quindi qualche scossa. Qui in bocca la voce, qui in bocca la voce. Aia, ma ne sta andando troppe, non vale così, ma porca, io potevo darne massimo 4, loro ne hanno già date 8. Perché non urla nessuno? Pezzo di merda! No! Che figlio di puttana! Come faccio? T'ho trollato, bello! Senti urla. Porca troia. No, qua è chiuso. Che figlio di sua madre. Vai, prendi la pistola. Allora. Chiuso di bocca. Allora, ragioniamo. Da sotto posso passare. Sto arrivando lì qua. Gli faccio male a gatto adesso. Mi sta salendo un'adrenalina, ragazzi. Allora, saliamo, non sarà riuscito. Lato per la seconda volta, ciao bello. Qua non ci sono chiavi. Ok. Scossa. Aia. Mo' prendo una spranga e parto alla carica, non me ne frega niente, inizio a bastonare chiunque mi trovo davanti. Questi già hanno un delirio. Aia, porca. Sono cadute tutte le mattonelle. Non so se ti sei visto, perché ho fatto proprio scossa, panno, saltato. Gatto, cosa fai? Mi chiudi fuori? Devo prenderti a calci o ti arrendi? Mi alzo! Si vede che non ho molta pratica con le manette, vero? Metti giù la camera, non sei più autorizzato a fare riprese. Quella dei diritti, com'è che li pongo qui? Non ci sono diritti. Sai cosa c'è in IN invece dei diritti? Le scosse. No! Vai gatto! Hop! Oh! Ah, siamo 12! Siamo 13! 13! Ma siamo scemi! Benvenuto! È scappato, mi ha chiuso una porta a chiave e io sono rimasto come un co bloccato in un'ala mentre lui scappava. Poi l'ho cuccato in un armadio con un sacco. Abbiamo riservato per lei un posto bellissimo. Buongiorno. Occhio, è pieno di ragni ammuffiti, fa schifo. Ragni. Ciao! Hanno preso gatto. Io le riesco a star serio quando vedo le loro facce. Siamo rimasti soltanto io e Edo. Non so cosa fare, ma forse esco dalla casa. Lì dove eravamo all'inizio, sopra c'è altra roba. Devo stare nascosto qua. Gatto è al sicuro nel bunker. Da ora in poi giochiamo seriamente, tra veri uomini, soltanto che si aggiunge un amichetto. Si chiama Vi friggiamo il coglione. Stoppa tutto, scusate, da questo punto in poi entra in gioco il taser della polizia americana, il video diventa troppo violento, era impossibile censurarlo, cioè non possiamo proprio farvelo vedere perché significherebbe chiudere il canale. Però non disperate, perché volevamo trovare un modo comunque per farvelo vedere e quindi io e Alessandro abbiamo deciso, dato che sono 8 anni che abbiamo questo canale e dato che da 6 mesi esiste The Show Plus, abbiamo deciso, da oggi e per sempre, IN Plus 1 Caccia all'uomo con taser sarà disponibile a tutti i livelli di The Show Plus, quindi anche al primo livello. Esatto raga, finora per vederlo servivano i 4,99€ del terzo livello, adesso basta il primo livello, 1,99€ per finire di vedere IN Plus Caccia all'uomo con taser, scoprire come va a finire, vedere due persone che vengono taserate, perché questo è quello che succede, anzi rivedervelo dall'inizio senza nessuna censura e soprattutto senza rischio di strike per noi. Cioè, meglio di così cosa dobbiamo fare? Questo è anche un modo per ringraziare tutte le persone che da oggi in poi decidono
decideranno di abbonarsi a The Show Plus e per mostrare anche nel primo livello la qualità e il livello delle produzioni di questo nuovo The Show. Quindi cosa state aspettando, amici? Andate a... no, beh, correte no. Comunque andate a provare questo assaggio di The Show Plus, perché è un po' come il salumiere, quando vedi il salumiere che ti fa: vuoi assaggiare la mortadella? Sì, poi ti piace e te la vende. Ma io sono convinto veramente che vi piacciono talmente tanto questi video perché siamo liberi di fare quel cacchio, vedi qua non posso dire, quel cacchio che vogliamo su The Show Plus. Fidatevi di me, non lasciate like, non commentate, andate ad abbonarvi, guardate il video e poi ditemi cosa ne pensate. HBO, te, ma che roba stiamo costruendo? No, scherzo, però insomma, magari un giorno, sai.